Alzati! Forza, alzati! Donne di Gerusalemme, non piangete per noi, piangete su voi, sui vostri figli, perché se si tratta così il legno verde, che ne sarà di quello secco? Vai, vai. Forza, forza! Cammina, cammina! Forza! Thank you.
facciamo... Vai! No! Quindi la croce. Vai, dai, forza! La croce! Andiamo! Andiamo! Forza! La croce! Edwin.
Forza, forza. Via. Forza. Via. Forza. Vigilia di Pasqua, quando lo portarono a crocifiggerlo, si sentivano nel silenzio l'urlo e i soldati del tempio che venivano sgozzati a centinaia nei pressi del tempio, venivano sacrificati per essere mangiati la sera a ricordo della notte in cui Dio salvò il suo popolo dalla schiavitù degli egiziani. E ora lui, l'agnello di Dio, veniva sgozzato, sacrificato per liberare tutti noi dal peccato. Ma qual è il peccato che facciamo? Mi chiedevo. E la risposta era lì, davanti a me. Bravi soldati, padri di famiglia, donne religiose, vie, zelanti, sacerdoti, giovani, ragazze, gente che passa e guarda indifferente. Ecco, forse non sappiamo, non capiamo, non vediamo. Eravamo tutti nel male, ma solo quelli, senza magari volerlo o saperlo, facevano perdonare o compiacere il male agli altri. Anche se la difesa, ma una volta che si è fatto di buono per me. Lui si è dato agli uomini e ha donato tutto di sé per noi. In quel momento di torture terribili non pensava a sé. Così si rivolse a sua madre, che era vicino a me. Madre, ecco tuo figlio. Poi, con gli occhi velati di sangue, mi guardò e disse: Giovanni, ecco tua madre. Chiese da bere. Ho sete. I soldati gli porsero una spugna piena di aceto. Serviva per stordire e lenire i dolori insopportabili. Si inumidì le labbra, guardò un'ultima volta noi, poi il cielo. Eloi! La massa Bactani! Dio mio, perché mi hai abbandonato? Padre, padre, tutto è compiuto. Nelle tue mani consegno il mio spirito.